Stagione 2017-2018 che prende ufficialmente il via per la pallacanestro 2.0 15 Forlì, due giorni prima di Ferragosto, con tanta gente a salutare la squadra di Giorgio Valli fin dall'inizio. C'è un lungo cammino davanti a voi, con tanto lavoro da fare, con una squadra profondamente rinnovata. Con quale spirito questa squadra inizia a lavorare e con quali obiettivi? Ma intanto il cammino è lungo, ma non lunghissimo, perché noi allenatori vorremmo avere più settimane per preparare la squadra. Dovremmo fare di necessità virtù, però proprio per questo ho scelto ragazzi con grandi motivazioni, ragazzi che hanno già lavorato ancora prima del raduno a livello personale, quindi penso che domani che cominciamo sarà un momento così di continuazione più che proprio di inizio vero e proprio. L'obiettivo è quello di fare un campionato dove i ragazzi dimostrano di migliorare e onestamente far divertire la gente a Forlì. I nostri tifosi che ci hanno seguito e sono stati encomiabili l'anno scorso hanno purtroppo visto tante sconfitte in casa, vorremmo che questo non succedesse nella prossima stagione. Al raduno di oggi mancavano Yuval Naimi e Andy Liegro, che si aggregheranno alla squadra presumibilmente a metà della prossima settimana. Poi manca ovviamente il tassello della guardia americana, quando conti di poter avere la squadra completa a tua disposizione. Ma io credo che Naimi e Di Liegro arriveranno a fine settimana e quindi saremo già a buon punto. Speriamo di firmare quanto prima l'ultimo americano, in maniera tale da essere davvero almeno un buon mese per fare tutti insieme la preparazione in vista del primo ottobre. Giorgio, è comunque una sorta di anno zero questo, perché anche la società ha avuto un processo, diciamo, di professionalizzazione, così è stato definito durante quest'estate, quindi c'è tanto ovviamente da imparare per tutti, ovviamente per i dirigenti compresi. Cosa ti aspetti ovviamente anche da questo nuovo assetto che ti accompagnerà durante l'arco del campionato? Beh, allora vorrei ricordare che questo club comincia il suo terzo anno di vita e quindi siamo veramente, abbiamo appena messo il primo dentino. Cerchiamo di strutturarci, di consolidarci e soprattutto di creare un nucleo dentro e fuori dal campo di persone che possano stare insieme parecchio tempo, perché quello che manca in generale è la continuità e quindi vogliamo essere continui prima sul campo e dopo anche fuori dal campo. Giusto, Davide Bonaccini. Alla sua terza stagione alla Pallacanestro 2.0 15 Forlì, a soli 27 anni, Davide Bonaccini è praticamente il veterano e la chioccia di questa squadra, che riprende a lavorare in vista del campionato 2017-2018. Davide, una conferma importante, ci tenevi a restare? Assolutamente, assolutamente ci tenevo. Quest'estate non ho mai preso in considerazione nessun'altra situazione, ci tenevo veramente tanto a trovare la soluzione per rimanere qui. È un onore veramente, non l'avrei mai detto 3 anni fa, è un onore essere in questa città che ormai considero parte mia e non vedo l'ora di iniziare. Ho conosciuto un po' i ragazzi, sono tutti ragazzi, si vede che hanno voglia di rimettersi in gioco, di fare, secondo me riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni. Un gruppo nuovo, un gruppo che ovviamente attende ancora l'arrivo degli stranieri, e ora alla presentazione eravate tutti voi italiani, però parlaci un po' anche dei nuovi arrivati da Falluca a Severini per finire con Quirino De Laurentiis. Ma come ti ho detto, secondo me è stata fatta una squadra composta da giocatori che hanno voglia veramente di fare il salto di qualità, me compreso. Quindi nessun giocatore è arrivato che viene qui a fare il compitino, a fare le 2 ore di ufficio. Sono tutti giocatori che so già che verranno ogni giorno in palestra con la voglia di migliorarsi e di migliorare la squadra. E con l'obiettivo sul campo, che ovviamente non può che essere quello di raggiungere una salvezza meno tribolata di quella del maggio scorso, o c'è anche la speranza dentro di voi di poter essere competitivi anche per uno step maggiore? Sì, l'obiettivo è sicuramente cercare di fare una stagione un po' meno problematica, dai. Anche se è stata problematica, quella dell'anno scorso ci ha lasciato molti spunti positivi e ci ha lasciato una corazza bella dura che quest'anno ci ritroveremo nei momenti di difficoltà. Per il resto, gli obiettivi, al momento l'obiettivo principale è fare una buona preparazione, fare un buon precampionato e farci trovare pronti. È un'emozione essere qua seduto
davanti a questi giocatori. Era un bel traguardo per chi allena a Forlì, arrivare ad essere nello staff della prima squadra di Forlì è la cosa che uno spera da quando allena. Possibilità di confrontarmi quotidianamente con Giorgio, con Alberto e anche con lo staff dei preparatori fisici e fisioterapisti è il massimo. È un ambiente competitivo in cui essere con i migliori tutti i giorni ti porta a tirare fuori il meglio di te e a dimostrare se puoi stare a questo livello o no. Sono molto eccitato, contento per l'inizio di questa stagione. Non vedo l'ora di mettermi alla prova in un campionato molto competitivo. Il compito che ho avuto a Avellino è stato un compito specialistico, insomma. Ho sempre difeso, diciamo, uno dei migliori marcatori della squadra avversaria. Voglio mettere in evidenza che anche nella fase offensiva so farmi valere. Il momento giusto per cambiare, ho scelto Forlì e sono pronto per iniziare il suo progetto, molto interessante, di giovani, di crescita. Perché come tutti noi sappiamo Mario è un punto forte di ognuno, ma ne abbiamo altri 10 deboli da migliorare, quindi sono qui per questo, migliorare tanto e credo che si possa fare.